Alziamo la fiamma per far evaporare bene i vapori. Quindi ho messo il guanciale, allora normalmente la pancetta, però io ho un bel pezzo di guanciale, non vado a comprare apposta la pancetta, va benissimo anche il guanciale. Abbiamo fatto il fondo, poi ho messo il trito della Santa Trinità, cipolla, sedano e carota. Fuoco basso perché devono appassire, non devono bruciare. Ho alzato giusto adesso la fiamma, che ho sfumato col vino bianco, per far evaporare l'alcol, e poi la riabbasso tra 2 minuti quando l'alcol è evaporato e andremo ad aggiungere poi la carne. E andiamo avanti con il nostro ragù. Allora, praticamente 5 minuti neanche, 4 minuti che ho messo il trito, la verdura quindi ormai è appassita, sta andando tutto a fuoco lento lento, il vino è sfumato, quindi ho riabbassato la fiamma e l'ho rimessa a fuoco lento, e adesso andiamo a mettere la carne. Salsiccia o salamella, io preferisco la salamella, anche perché la carne che ho preso è un macinato di Angus veramente molto molto magro, altro che la prima scelta del supermercato. Essendo magrissimo, ovviamente serve anche un po' di grassa al ragù, per cui anziché la salsiccia, per avere un tono in più di grasso, ho preso la salamella. Anche questo ovviamente dal macellaio. Ragazzi, piuttosto si fa una volta in meno, le volte che si fanno le cose, piatti di un certo tipo, facciamoli bene. Fare un ragù con la roba cioffeca o con la carne di seconda scelta o roba del genere, non fatelo. Guardate qua che bella, come magra. Bel macinato. Allora, qua c'è chi usa maiale, manzo, vitello, come volete. Questo è un manzo di Angus allevato in Italia, frollato 40 giorni ed è un macinato spettacolare. E adesso si mischia il tutto, dopodiché andremo ad aggiungere, una volta che la carne è tutta omogenea, cotta dello stesso colore, andremo ad aggiungere la salsa. O la passata, o i pezzettoni, anche lì ognuno poi a gusto. Il ragù esiste una ricetta del ragù bolognese depositata ufficialmente nel 1982 alla Camera di Commercio di Bologna, ma poi in Italia esistono quello alla livornese, quello esistono alla napoletana, forse almeno 1000 varianti di ragù, come per esempio chi per addolcire e smorzare l'acido del pomodoro e del vino va a mettere il miele, il mezzo litro di latte. Io per esempio utilizzerò un sistema che usava buon'anima della mia mamma, che faceva un ragù strepitoso, semplicemente un po' di zucchero. Quindi ognuno, poi la cucina è fantasia, come diciamo sempre, la ricetta è per la pasticceria. Quindi quando è pronta la carne poi andrò ad aggiungere la salsa. A dopo. Ora, economia domestica. Mezzo, visto che ho usato due braccia, vi faccio la stessa cosa anche con l'altro. Se usate invece quella da 75 cc, mezza bottiglia. Si recupera tutto. E tanto cominciamo ad allungarci anche quello che sarà il liquido che ci serve per la lenta cottura del nostro ragù, che sarà almeno di 2 ore, 2 ore e mezza, anche 3, finché non si sarà, la carne non avrà tirato tutto il liquido, si andrà avanti. In caso ho preparato qua di fianco una pentola nella quale terrò acqua calda, non a bollore,
quindi se vedo che tende ad asciugare, quindi ogni 20 minuti comunque buttiamo un occhio, giriamo e controlliamo, se serve acqua la aggiungiamo, ma dovrà andare bene per almeno 2 ore, 2 ore e mezza, anche 3, adesso lo vedremo man mano in base alla, al livello di cottura del nostro ragù. Poi c'è chi aggiunge anche magari un po' di concentrato diluito nel, sciolto nell'acqua calda, dipende anche da che, quanto colore volete dare al vostro ragù. Più lo volete rosso, ovviamente più pomodoro bisogna aggiungere. A dopo. Allora, ho aggiunto l'acqua a coprire tutto, una bella mescolata, ho messo dentro anche il sale in modo da far tirare fuori bene, quindi ho salato 2 volte, la prima dopo che ho messo il trito in modo da far tirare fuori l'acqua alle verdure e la seconda salatura l'ho fatta dopo che ho messo poi il pomodoro e la carne, la salsa e la carne, in modo da far tirare fuori il sale anche alla carne e al pomodoro. Coperto con acqua calda e adesso col tappo, col coperchio, lasciando uno spiraglio aperto, si parte con il lungo viaggio del ragù per almeno 2 ore, 2 ore e mezza. Vediamo di qua, c'è meno fumo. Ok, sono passate le 2 ore, giuste giuste, e come potete vedere l'acqua si è ritirata perfettamente, non ne ho neanche dovuto aggiungere, quindi come dire tutto calcolato. E questo è il nostro ragù, adesso lasciamo un pochino riposare, dopodiché una parte ci facciamo una bella pasta stasera, magari trafilata al bronzo, adesso vediamo, e l'altra parte la congelerò.